Nel suo secondo appuntamento inaugurale dell'ospedale Infermi di Rimini è stata aperta la nuova unità operativa di nefrologia e dialisi volta a migliorare le condizioni di gestione clinica, di sicurezza e di comfort dei pazienti dializzati, per consentire loro la migliore qualità di vita possibile e garantire una maggiore disponibilità di posti dialisi per il prossimo futuro. Nella nuova unità operativa diretta dal dottore Angelo Rigotti è stato consolidato un programma di lavoro che si basa su un sistema di prevenzione della malattia renale. Il problema della malattia renale è che molte volte non è facile evidenziarla. Quindi il problema principale è quello di individuare i pazienti che sono affetti da malattia renale e questo bisogna farlo assolutamente coinvolgendo i medici di base, cioè i medici di medicina generale che sono coloro che direttamente vedono i pazienti, vedono gli esami del paziente. Nel momento in cui i medici di medicina renale generale si rendono conto che il paziente ha una problematica renale, il paziente viene trasferito ai nostri ambulatori. Presente all'inaugurazione anche lo storico primario, il dottore Leonardo Cagnoli, che nell'arco degli anni ha contribuito alla realizzazione di questo progetto di importanza nazionale. Oggi si allarga il centro dialisi dell'ospedale Infermi di Rimini. Il centro dialisi dell'ospedale di Rimini fa parte della sezione di nefrologia e dialisi di questo ospedale, una unità operativa molto importante a livello nazionale e a livello regionale. Una scelta senz'altro importante quella attuata dall'ospedale Infermi di Rimini, come ha tenuto a precisare il direttore generale Marcello Tonini. Di questi tempi fare operazioni di questo tipo assume un valore ancora più rilevante, perché effettivamente il contesto è un contesto difficile, economicamente difficile, lo sappiamo tutti, però ritengo che non si debba drammatizzare, nel senso che lavorando per bene, cercando di fare le cose pensandole per tempo, facendo il passo secondo la gamba, come noi siamo usuali dire, io credo che pur in un contesto difficile si possa, insomma, fare dei piccoli passettini in avanti comunque.